L'idea di sedurre con la musica i cuori sensibili per coinvolgerli in progetti solidali è oltremodo efficace, soprattutto quando le proposte provengono da giovani menti già orientate a una visione universale della vita. A Lozzo a Testino, l'Associazione Culturale Ennesima inaugura con un concerto dedicato alla memoria del grande Lucio Dalla la stagione di eventi prevista per sostenere finanziariamente un piano educativo di sviluppo nel continente africano. Peculiarità di questa iniziativa è soprattutto la lungimiranza del programma, che anziché puntare alla consueta risoluzione in emergenza, mira a costruire le basi per uno sviluppo possibile, investendo in istruzione. E questa sera ci troviamo a promuovere un'iniziativa incredibile, quella di una borsa di studio per ragazzi che non hanno l'opportunità di studiare, ma con il nostro contributo, un piccolo contributo, possono portare a termine un percorso di studi universitari. È quello che stiamo ricercando da tempo, cioè il fatto che chi ha bisogno possa rimanere nella propria terra per avere la possibilità di incrementare con la cultura ciò che c'è di buono da loro. E questa sera questa è la sala convegni utilizzata dal mio comune sempre grazie alla banca Adria Colli. Abbiamo quasi 400 posti a disposizione e vogliamo proprio raccogliere dei fondi per consentire a questi ragazzi, ne basta una borsa di studio, di diventare qualcuno, ma in termini non tanto un colletto bianco, per essere indipendente, per essere padroni della loro vita e rimanere nella loro terra e far vedere che non hanno bisogno di noi, ma siamo noi che, dando un piccolo contributo, riusciamo anche a nutrirci delle loro capacità, che sicuramente sono smisurate e al pari delle nostre. Monica Rossi era un'insegnante del nostro territorio, insegnava inglese e la borsa di studio nasce dalla consapevolezza di quanto l'istruzione, intesa come educazione e come crescita di persone consapevoli e autonome, libere, sia un fattore fondamentale per la crescita di una comunità. La comunità la pensiamo sia a livello locale, di persone molto vicine a noi, ma è bello anche pensarsi comunità in senso più ampio. In questo momento io sto lavorando in Etiopia, in particolare in una zona rurale che si trova nel sud-ovest dell'Etiopia e mi occupo di progetti di sviluppo. C'è una collaborazione tra alcune associazioni italiane, in particolare proprio del Veneto, in collaborazione con delle realtà del terzo settore, del volontariato etiope. Lavoriamo insieme per potenziare soprattutto le attività agricole che permettono da un lato una dieta migliore e dall'altro anche di creare del lavoro. Durante la mia attività lavorativa in Etiopia ho potuto toccare con mano quanto sia fondamentale la presenza di persone formate, di professionisti, di tecnici, di bravi insegnanti, perché in questo modo la comunità locale può crescere autonomamente e aver sempre meno bisogno di interventi esterni. Sostenere la formazione universitaria è particolarmente importante ma anche efficace perché chiaramente se grazie allo studio universitario viene formato un bravo insegnante, indirettamente sto formando centinaia, migliaia di bambini che saranno formati dall'insegnante nel corso della sua carriera. E così un bravo medico quante vite potrà salvare? Ecco perché è particolarmente rilevante sostenere gli studi, senza contare che il corrispettivo all'incirca di una rata universitaria in Italia permette a un ragazzo di prendere la laurea di primo livello. Quindi davvero è uno sforzo che non è troppo oneroso per la nostra comunità, soprattutto se si lavora insieme, ma è molto efficace poi trasportato in Etiopia. È una classica raccolta fondi che è sicuramente una parte importante del progetto per sostenere l'iniziativa a livello pratico. Tuttavia
Questo progetto vorrebbe avere anche un'altra impronta, altrettanto importante della raccolta fondi, e cioè creare un collegamento, avere una finestra anche su un'altra parte di mondo che magari non conosciamo, che è molto diversa dalla nostra, un altro punto di vista. È un'iniziativa importante che coinvolge la scuola ma anche tutta la cittadinanza, perché è un'iniziativa che va a favore dei giovani universitari, e i giovani universitari sono il nostro futuro. Non stiamo dando da mangiare, non stiamo dando da vestire, ma stiamo investendo su quello che saremo noi, su quello che saranno i nostri figli nella società. I ragazzi dell'Etiopia che non riescono ad andare a scuola se non sono sostenuti hanno bisogno invece del nostro aiuto, del nostro sostegno. Questa è una piccola azione, ma sappiamo che in mano a delle grandi persone andrà direttamente a chi effettivamente riuscirà poi ad utilizzare e a riversare nel mondo quanto avranno ricevuto. Noi di Nesima è la prima volta che partecipiamo ad una raccolta fondi per una borsa di studio e riteniamo che questa sia una delle operazioni più importanti da quando esiste la nostra associazione. Questo è il nostro terzo anno di attività, proprio perché non si tratta di un'operazione una tantum, ma è l'inizio di un progetto che va a coinvolgere una struttura come appunto la nostra associazione insieme a una scuola che formerà degli studenti in terra straniera, quindi in Etiopia. Questa cosa secondo noi è fondamentale proprio per il tipo di operazione, perché tratta di una educazione che serve a costruire il futuro delle persone, un futuro da un'altra parte del mondo che però deve essere in qualche modo soddisfacente anche per questi studenti. Naturalmente l'appoggio a situazioni e a realtà di questo tipo per noi è fondamentale, perché si tratta proprio di costruire ponti, reti che leghino ragazzi che magari neanche conosciamo, ma che magari conosceremmo perché attraverso la rete abbiamo la possibilità di collegarci a tutto il mondo in maniera più reale, in maniera più concreta, grazie proprio a queste iniziative che secondo noi sono comunque fondamentali. Questa è una bellissima iniziativa che ispira i nostri ragazzi, i ragazzi delle nostre scuole, dai più piccoli ai più grandi, a pensare in grande, a pensare che quello che si fa non si fa solo per realizzare una piccola azione che ha una ricaduta limitata, vicina o più di un grande entità, ma è un'azione che poi è un investimento per il futuro, è uno sguardo verso l'altro, è uno sguardo verso il mondo, per non limitare i nostri pensieri a quelle che sono le necessità della nostra piccola società, ma pensare in grande, pensare che quello che noi stiamo facendo adesso avrà un eco, un riscontro che poi si riverserà su tutto il nostro mondo.